E parliamo ora di Veneto, dove ieri è arrivata in Consiglio regionale la richiesta di un referendum per l'indipendenza. Il provvedimento tornerà in commissione per poi proseguire il suo iter. Sentiamo allora il commento del governatore Luca Zaia. In commissione si va e andrò a dire le robe che ho detto in Consiglio. È un passaggio pressoché formale, è una buona scusa per non trattarlo oggi, lo tratteremo fra una settimana, fra 10 giorni, non so. Ci andrò personalmente in commissione. E quindi oggi si poteva assolutamente trattare, però la regola che qua vige è quella dei numeri e i numeri ci hanno mandato su. Il che non vuol dire che abbiamo perso la guerra, per modo di dire. Il provvedimento verrà recuperato e salvato. Che qualcuno non pensi che in commissione va sia la tomba, perché sarò lì io personalmente a verificare, per cui chiederò la convocazione subito della commissione e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Ma rispetto alla maggioranza, cioè di fatto la cosa è passata perché una parte più importante della maggioranza... Ma sai, questo è un tema che lascia libertà di movimento, di pensiero, consideriamolo quantomeno, come si può dire... Il fatto che qui ci sono come i temi etici, sull'indipendenza e sul referendum tutti hanno avuto modo di esprimersi. Ricordo che all'interno della maggioranza ci sono delle persone che sono espresse in tempi non sospetti circa la votazione, penso la Serna Giotto, la Easy Cobra, insomma molti l'avrebbero votato. Chiedo una cosa, tu non trovi che cioè, un consiglio regionale incapace di decidere su una cosa del genere, che fa tre sedute e non riesce ad arrivare a un voto in sabbia? Questo è quello che noi definiamo democrazia, nel senso che ci sono, io non ho nulla contro le regole del consiglio, le regole sono queste, nel bene o nel male ci si deve, come si può dire, destreggiare all'interno di queste regole, il che non vuol dire che la strategia sia quella di affossare il provvedimento, assolutamente no. Quindi lo seguiamo e lo riportiamo in consiglio. Che tempi prevede? Ma sai, i tempi io non sono un esperto di tempi del consiglio, però penso che i tempi debbano essere ultra rapidi, qua c'è poco da approfondire, da chiarire. E ho accettato addirittura un emendamento che metteva in capo a me la responsabilità, c'era un emendamento che diceva toglierlo dal Presidente del Consiglio e portarlo al Presidente della Regione. Guarda, io sono convinto che lo riportiamo in consiglio anche in tempi ultra rapidi. Cioè entro l'anno? Anche entro l'anno, io spero veramente entro giorni. Entro giorni spero, cioè anche perché c'è poco da discutere. Adesso una convocazione repentina è doverosa della commissione. Il fatto che poi esca dalla commissione, ci vado io personalmente, visto e considerato che si dice che non... Cioè, il Presidente faccia chiarezza, mi sembra di averla fatta chiara. Ci andrò anche in commissione e poi torno in consiglio. Penso che sia necessario trovare una mediazione anche, perché qui però c'è guarda, mediazioni non ce ne sono da trovare, non c'è nessuna mediazione. Andremo per l'ulteriore volta in commissione, io spero che è questione di giorni, poi riporteremo in consiglio. Queste sono le regole che ci sono, sono le regole dettate dallo statuto Però sembrava profilarsi un PDL che non era convinto per niente. Ma guarda, i consiglieri in maniera variegata, sia a destra che a sinistra, c'era chi l'avrebbe votato e chi non lo vota. Però sono tutti voti recuperabili e quando porteremo il provvedimento si voterà. Questo è quello che riusciamo a fare. Quindi lei è ottimista quando rientrerà poi il provvedimento? Assolutamente ottimista, anche perché il provvedimento c'è e verrà riportato in consiglio.